Ok, allora, quindi non avete il testo di fisica, per cui continuerei ancora un po' io a fare un ripasso, no, degli argomenti che abbiamo sviluppato. Allora, l'ultima volta abbiamo visto il potenziale, no? Il potenziale creato da un sistema di cariche. Siccome però, diciamo, la vostra compagna mi ha fatto una domanda che mi ha lasciato molto profondamente perplesso, allora faccio un esercizio di ripasso su questo. Magari non arrivo al risultato, però almeno dico come si fa. Allora, supponiamo quindi di avere, sì, oggi mi pare che facciamo fisica, no? Di avere tre cariche puntiformi, Q1 di 10 alla meno 6 coulomb, Q2 di 2,2 per 10 alla meno 6 coulomb, Q3 uguale a 1,2 per 10 alla meno 6 coulomb. Allora, attenzione perché noi fino adesso, magari ne abbiamo parlato in seconda, però fino adesso non abbiamo mai fatto un calcolo con le cifre significative in modo corretto. Va bene? Però dobbiamo farlo, eh? Non tanto anche in vista dell'esame di maturità, perché se ci sono io, vabbè, faccio finta, ma se arriva un vero fisico, di quelli ottusi, diciamo, i quali sono esperti essenzialmente in due cose: uno, in cifre significative e poi in unità di misura. Questo è il top. I certi fisici iniziano a martellarvi il compito di errori. È chiaro? Siccome io sono un matematico, per me la cosa importante di un problema è capire come si risolve. Poi, siccome anche al Gauss non progettiamo, diciamo, la navicella che andrà sulla Luna, possiamo anche sbagliare le cifre significative. Però vi faccio notare che qui io dovrei scrivere 1,0, no? Perché? Perché se le altre due mi dai due cifre significative, non puoi darmi questa come 10. Prego. Però se trova dei soldi li dia a me e poi li distribuisco io ai ragazzi. Ah, ok. Devo dire che le avrei lasciato una mancia. Va bene, 1,0, 2,2, 1,2 per 10 alla meno 6 coulomb. Allora, viene chiesto di calcolare il potenziale nel punto P, va bene? Sapendo che questo è 2,2 metri e questo lato è 1,1 metri. Questo lo chiamiamo A e questo lo chiamiamo B. Allora, siccome l'altra volta avevo parlato di potenziale, non avevo fatto neanche un esercizio, sperando nella vostra memoria, eccetera, allora facciamo notare che Q1, Q2 e Q3 sono tre cariche sorgenti. Le tre cariche sorgenti creano nello spazio un campo elettrostatico, quindi vuol dire che in ogni punto dello spazio, diverso dalle cariche, perché le cariche voi sapete che sono delle singolarità per il campo elettrostatico, determinano anche un potenziale in ogni punto. E quindi diventa interessante andare a calcolare il potenziale nel punto P. Allora, il potenziale nel punto P sarà uguale al potenziale nel punto P creato dalla carica 1 più il potenziale nel punto P creato dalla carica 2 più il potenziale nel punto P creato dalla carica 3. Va bene? E quello che noi dobbiamo fare è andarci a calcolare questi tre potenziali. Allora, salute. V1P. Vedete che nel punto P non c'è una carica, perché non ci serve la carica. Così come per calcolare il campo elettrico non ci serve la carica in P. Per calcolare il potenziale non ci serve la carica in P. Se ci viene chiesto la forza, allora in P devo avere una carica. Se ci viene chiesta l'energia, allora in P devo avere una carica. Se no, no. Allora, V1P sarà la solita costante. 1 fratto 4 pi greca epsilon 0, carica Q1
per la distanza di Q1 da P. Questa distanza qui, radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda. Quindi mettiamo radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda, tutto elevato al quadrato. E questo è V1P. Signorina, va bene? Ah, su, solo per il raggio, scusami, perché non è il campo elettrico. Ma se lo vai a vedere è così, più o meno. Poi V2P sarà 1 diviso 4π greca epsilon 0 Q2 e la distanza di Q2 da P è A. V3P sarà uguale a 1 su 4 pi greca epsilon 0 Q3 D. Ok? Ci calcoliamo questi tre e poi sommiamo. Allora, ragazzi, ormai siete grandi, sapete fare la fattorizzazione, sapete tutto. Sapete che anziché andarvi a calcolare 1 su 4 pi greca epsilon 0 per tre volte, nella formula qui la potete anche raccogliere, no? 1 su 4 pi greca epsilon 0 di che cosa? Di Q1 radice quadrata di A alla seconda più B alla seconda più Q2 diviso A più Q3 diviso P. Cercate di essere anche un pochino eleganti, perché se no ogni volta quando fate 1 su 4 pi greca epsilon 0 diventa pesante. Va bene? Allora, visto che ci siamo, aggiungiamo un'altra richiesta, però questa viene dopo, come richiesta. Cioè, supponiamo di mettere nel punto P una carica di 3 per 10 alla meno 6 coulomb. Qual è l'energia? Quindi, supponendo di mettere nel punto P una carica di 3,0 per 10 alla meno 6 coulomb, ci chiediamo qual è l'energia elettrostatica acquisita da questa carica per il fatto di essere nel campo elettrostatico generato dalle tre cariche. Ok? Allora, la prima cosa che bisogna fare è calcolare il potenziale nel punto P. Lo abbiamo fatto. E poi dopo, ragazzi, se la carica in P, quant'era? 3,0 per 10 alla meno 6 coulomb. Allora, l'energia è Q per V, come ha detto il vostro compagno, è uguale a Q per V. Attenzione che il potenziale si misura in volt e l'energia si misura in joule. Ci siamo su questo? Questo è un esercizio fondamentale. Poi gli altri esercizi naturalmente possono avere delle complicazioni, ma uno deve capire il senso delle cose. Ho tre cariche, queste creano un campo elettrostatico, un potenziale elettrostatico, e sono in grado di calcolare il campo e il potenziale in un punto. Avete visto che il potenziale è più facile perché non devo lavorare con i vettori. Sommo, invece con i campi devo fare le componenti. Una volta che ho il campo elettrostatico e il potenziale in un punto, se io mettessi una carica esploratrice in quel punto, allora dovrei calcolare la forza elettrica e l'energia semplicemente moltiplicando il campo elettrico per la carica, il potenziale per la carica. Cioè, questo è quello che deve rimanere nella vostra mente. Poi tutto il resto è matematica. Quindi una disciplina essenzialmente stupida. Ok? Allora, qui diamo, visto che mi è uscita questa battuta, prima di andare avanti diamo un bit di qualcosa che potrebbe essere utile all'esame di maturità. Ed è la piramide di Comte, l'ho già detto?
Allora, non so se il mio collega di filosofia lo fa. Piramide. Conte, che è stato un filosofo, matematico francese, eccetera. C'era una di storia della matematica che mi voleva imbarcare prendendo le opere di Comte da tradurre dal francese all'italiano, al che ho detto non esiste proprio. Allora, cosa diceva Comte? Comte praticamente, questa attenzione è utile qualora doveste, diciamo, in qualche modo collegare la filosofia, la matematica, eccetera, magari vi esce un'idea, eccetera. Non è detto che sia vero quello che dice Conte, però Conte aveva messo le discipline, diciamo, su una piramide, dal basso quelle più semplici e andando verso l'alto quelle più complicate. Quindi Conte aveva messo, diciamo, come disciplina scientifica più semplice in basso la matematica. Naturalmente se Conte era un matematico, ha messo la matematica più bassa e non è così pirla, cioè vuol dire che c'è qualcosa sotto. Poi l'altra disciplina subito dopo la matematica è la fisica. Vi vedete che io insegno discipline essenzialmente stupide. Poi, per esempio, adesso non è che posso metterle tutte, qui possiamo mettere l'economia. Economia. Qui possiamo mettere, che ne so, la psichiatria. Mettiamo la religione, se volete. Allora, io mi ricordo, attenzione, al di là adesso della battuta, eccetera, mi ricordo, perché dovete capire il senso, mi ricordo un giorno che un mio allievo, forse erano i primi anni che insegnava, mi ha detto: "Ah, professore di filosofia, abbiamo fatto la piramide di Conte, eccetera. Io andrò a studiare economia e quindi, professore, farò qualcosa di più difficile della matematica." Certo, è vero, l'economia è più complessa della matematica, ma il problema è che quella è una piramide. Che cosa vuol dire che è una piramide? Vuol dire che tu di economia conosci tot, io di matematica conosco tot. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che una cosa elementare che viene profondamente sviluppata può essere più difficile di una cosa difficile che viene leggermente sviluppata. È chiaro il concetto? Ragazzi, vi faccio un esempio così lo capite. I problemi delle Olimpiadi della matematica sono problemi elementari. Ci sono però, e questo lo so, docenti universitari dell'Università di Torino, che sono di analisi matematica, che non li sanno risolvere. E lui dice: "Ma come? Io vado, prendo Baronio e questo può prendere a schiaffi un docente di matematica, di analisi, che ha pubblicato un sacco di articoli." Sì, perché quell'esercizio è di matematica elementare, però è profondo come matematica elementare. Allora, uno come me, uno come quell'altro, che siamo analisti, non abbiamo mai studiato problemi di teoria dei numeri e quindi potremmo essere messi in difficoltà. È chiaro, per cui bisogna sempre stare attenti. Per cui, attenzione, questa cosa qui potete farla, diciamo, farla vostra in un colloquio di maturità, naturalmente senza usare, senza essere troppo, diciamo, troppo decisi, va bene? Ancora Rossi salta dalla sedia e inizia con le sue cose, però filosofia la mettiamo qua, dai, poco sotto la religione. Allora, state attenti però che queste piramidi naturalmente non sono delle cose statiche, è una piramide dinamica. Cosa vuol dire? Vuol dire che tutte le discipline della scienza si influenzano fra di loro. È chiaro? Per cui noi non possiamo suddividere la scienza in categorie, eh? Perché? Perché questa piramide si influenza, cioè la fisica ha naturalmente profondamente influenzato la matematica. Che la matematica tenderebbe a occuparsi di qualunque cosa, ma siccome alla fisica servono degli strumenti di matematica opportuni, allora la matematica glieli sviluppa e così l'economia, eccetera. Ragazzi, adesso non so che tipo di economia quelli che vanno alla Bocconi andranno a fare, però esistono docenti di fisica, anzi fisici, che
che si occupano di fisica delle particelle, i quali però sanno che i loro modelli non potranno essere dimostrati durante la loro esistenza. Perché se tu mi inventi una particella che il CERN non è in grado di rivelare perché ha degli strumenti non così potenti, vuol dire che può darsi che tu stia studiando per tutta la vita una particella di cui verrà dimostrata l'esistenza oppure l'inesistenza dopo 50 anni dalla tua morte. Allora tu capisci che questo per un fisico può essere frustrante. Allora, sono diversi fisici delle particelle che studiano l'economia applicando i metodi di fisica delle particelle. D'altra parte, le transazioni, diciamo, grazie agli indiani e ai cinesi, che sono miliardi nel mondo, eccetera, le transazioni sono miliardi e miliardi, e tu puoi vedere quelle transazioni come delle interazioni fra particelle. Allora, vedi tantissimi fisici delle particelle che applicano questi metodi matematici direttamente all'economia. Va bene? Passando dalla frustrazione alla applicazione reale. Bene, adesso andiamo avanti perché siamo dilungati. Però attenzione, queste cose che vi dico, in qualche modo, durante un colloquio, potete criticarle, aggiungerle, eccetera. Quindi ricordatevi questa piramide di Conte, molto interessante. Allora, adesso quello che vogliamo fare è ricordare l'energia elettrostatica di un campo. Ricordiamoci in questo ripasso che un campo, preso la mia, un campo elettrostatico possiede energia elettrostatica. Allora, naturalmente, ragazzi, vi ricordo che queste cose qui le abbiamo sviluppate l'anno scorso, eccetera, però voglio ritornare, diciamo, a questo concetto. Allora, se io metto nello spazio un sistema, per esempio, di tre cariche, Q1, Q2 e Q3, allora queste tre cariche creano un campo elettrostatico nello spazio. Le tre cariche creano un campo elettrostatico nello spazio. E però se uno ci pensa, che cosa potrebbe dire? Ma tu hai preso queste tre cariche a distanza infinita fra di loro e le hai portate in una zona, le hai concentrate in una zona. Quindi hai compiuto un lavoro per costruire questa configurazione di cariche. Questo lavoro si chiama energia elettrostatica delle cariche. Quindi attenzione, ricordiamo una cosa che abbiamo fatto l'anno scorso, l'energia elettrostatica di un sistema di cariche è il lavoro, quindi l'energia elettrostatica di un sistema di cariche, ragazzi, per inciso, stiamo giocando perché a breve entreremo in una zona profondamente complessa. Questo è un gioco, eh? Questo è un giochetto ancora, eh? Perché è una lezione dove io riassumo cose già dette. Immaginate quando entriamo nell'equazione di Maxwell o nelle onde piane, cosa succede? Allora, ripeto, l'energia elettrostatica di un sistema di cariche è il lavoro che io devo compiere per portare le cariche dall'infinito alla configurazione finale. Uno dice, ma come si fa a calcolare questo lavoro? L'anno scorso l'abbiamo calcolato, e quindi adesso diamo la formula dell'energia elettrostatica che avevo indicato con la lettera. Ok. Quindi, finale, dall'infinito a quella finale. Allora, l'anno scorso abbiamo, diciamo, dimostrato
che l'energia elettrostatica ha la seguente forma particolarmente simmetrica. Un mezzo di che cosa? Di Q1 V1 più Q2 V2 più Q3 V3. Qui. Scusa? Q1. Ok? Dove attenzione, chi sono V1, V2 e V3? Allora, V1 è il potenziale. È il potenziale nel punto in cui si trova Q1 creato dalle cariche Q2 e Q3. Quindi attenzione, V1 è il potenziale nel punto in cui si trova Q1 determinato dalle cariche Q2 e Q3. Attenzione, io non posso mettere l'autopotenziale, perché l'autopotenziale è infinito. E quindi non posso mettere. Ok? Va bene? L'unità di misura dell'energia elettrostatica è il joule. Facciamo un esercizio per capire come si calcola l'energia elettrostatica di un triangolo equilatero di carica. Esercizio. Ragazzi, però la prossima volta portate il libro, perché devo dare anche gli esercizi, eh? Perché non è che posso prenderli, eh? No, allora, L si occupa della matematica, lui, S si occupa della fisica. Non posso dire i nomi, naturalmente. No, ho detto L. L, S. LK, dai, scusami. Allora, Q1 supponiamo che sia di 2 per 10 alla meno 6 microcoulomb. Lo diciamo a lo, non metto in un vertice di un triangolo 5 coulomb, perché sarebbe un valore estremamente gigantesco, va bene? Allora, hai ragione. Ok, Q2, naturalmente potrei anche farlo, eh? 10 alla meno 6 coulomb. Q2 è uguale a 7 per 10 alla meno 6 coulomb e Q3 uguale a 10 alla meno 6 coulomb. Naturalmente ho messo un triangolo equilatero, perché se mettessi una figura più complessa ci sarebbero dei problemi nel calcolo delle distanze, però non succederebbe nulla di male, eh? Quindi mettiamo in questo triangolo equilatero, usiamo i simboli della professoressa, A uguale a 2,0 per 10 alla meno 2 metri. Allora, calcolare l'energia elettrostatica di un triangolo equilatero di carica. Ok? Vediamo come si fa. Allora, uguale un mezzo Q1 allora, non metto i valori numerici, però vi chiedo poi di farli, perché attenzione, soprattutto per la maturità dobbiamo anche dare risultati corretti, naturalmente. Allora, Q1 devo scrivere qui il potenziale generato da Q2 e Q3 nel punto Q1, quindi sarà 1 diviso 4 pi greca epsilon 0 di che cosa? Di Q2 diviso A più Q3 diviso A. Vedete? Me la sono cavata perché ho preso un triangolo equilatero dove le distanze sono tutte uguali. Quindi più Q2 per 1 diviso 4 pi greca epsilon 0 il potenziale creato da Q1 e Q3 in Q2. Quindi è Q1 fratto A più Q3 fratto A più Q3 1 diviso 4 pi greca epsilon 0 il potenziale creato da Q1 e Q2 è la posizione di Q3. Q2, cioè Q1 diviso A più Q2 diviso A.
Allora, chi ha attitudini matematiche capisce perché c'è un mezzo. Perché ci sono tre termini che vengono ripetuti due volte e quindi quello un mezzo ammazza il doppio. Ok? Quindi quello è l'origine di quello un mezzo. Va bene? Si vanno a mettere i valori numerici e si ottiene l'energia di questo sistema di carichi. Da un punto di vista fisico, quando queste cariche vengono allontanate, l'energia può essere liberata. Ok? Allora, attenzione. Se Q1, Q2 e Q3 sono positive o sono entrambe negative, voi capite che l'energia è negativa. Va bene? Se queste tre vengono portate via, è chiaro che sia emissione di energia positiva. Ci siamo? Ecco, a questo punto però uno potrebbe dire, scusi, ma come facciamo a capire, come facciamo a stabilire il legame fra l'energia e il campo elettrico? Perché da questa formula non si capisce bene. Allora, l'anno scorso abbiamo fatto vedere che l'energia elettrostatica è immagazzinata nel campo elettrico E. Uno dice, ma perché? Perché se vi ricordate, noi abbiamo detto che esiste una densità di energia elettrostatica pari a un mezzo epsilon 0 e al quadrato. Quindi attenzione, l'anno scorso abbiamo fatto vedere che esiste un oggetto che si chiama densità di energia elettrostatica, UEL, che vedete che dipende dal campo elettrico. Questo che cosa vuol dire? Vuol dire che se in un punto non c'è campo elettrico, non c'è neanche densità di energia elettrostatica. Quindi grazie a questa formula noi possiamo immaginare, questa è la cosa importante che poi dovete sapere tutti, che l'energia elettrostatica è spalmata nel campo. Buongiorno, adesso poi ti segno, è distribuita nel campo, adesso poi ti dice 45. Ok, allora vi ricordo che l'energia elettrostatica in un volume omega, l'energia elettrostatica in un volume omega, allora il vostro compagno dice è la densità per il volume giusto se il campo elettrico fosse costante. Ma se il campo elettrico è variabile, la tua compagna, che in seconda volevo bocciare perché non capiva niente, adesso capisce tutto, diciamo, ci dice che prima andare, chiedo scusa, è l'integrale su omega dell'energia elettrostatica in dV. Quindi attenzione, questo qui cerchiamo di capire che cos'è, è l'energia elettrostatica in un volumetto infinitesimo dV. Se sommiamo tutti questi infinitesimi lungo omega abbiamo l'energia elettrostatica in omega. Se poi vogliamo l'energia elettrostatica totale, cosa dobbiamo fare? Fino alla fine. La fine è R3. È lo spazio. Ok? L'energia elettrostatica totale, cioè quella che noi abbiamo calcolato prima come un mezzo Q1 V1 più Q2 V2 più Q3 V3, è quella totale. Quindi al posto di omega devi mettere the space. Qual è lo space? Lo space R3. Ok? Quindi questo. Ci siamo? Bene, bene, bene. Allora, vediamo. Allora, vediamo un attimo la corrente. No, ragazzi, poi
diciamo, poi i vari sistemi li dovete conoscere, eccetera. Adesso andiamo a vedere il concetto di corrente elettrica, va bene? E poi abbiamo terminato. L'intensità di corrente elettrica, breve ripasso, diciamo. Allora, attenzione ragazzi, che l'intensità di corrente elettrica è naturalmente un attore fondamentale, cioè tutto il ripasso che abbiamo fatto è fondamentale quest'anno, ma l'intensità ancora di più, eccetera. Allora, l'anno scorso cosa abbiamo visto? Abbiamo visto che un movimento ordinato di cariche si chiama corrente elettrica, no? Vi ricordate? Abbiamo visto vari tipi di corrente, eccetera. Dopodiché, però, abbiamo detto che la grandezza fisica che caratterizza questo movimento ordinato di cariche elettriche si chiama intensità di corrente elettrica. Ragazzi, lo ripeto, voi siete grandi e dovete capire che queste cose sono legate alla fisica, ma poi tutte le scienze che sono matematizzate procedono in questo modo. È chiaro? E quindi voi, nel corso degli anni, nelle varie università, capirete che sono concetti che vengono ripetuti, per cui è meglio digerirli adesso fra di noi piuttosto che dopo, perché dopo chi parla procede senza nemmeno guardare in faccia le persone. L'intensità, dimmi. Hai ragione, la recuperiamo. Però non mi fare più brutta figura così in pubblico, dimmelo nell'orecchio. Allora, la grandezza che caratterizza la corrente elettrica, però ricordalo, perché dobbiamo rivederlo, è l'intensità di corrente elettrica. Allora, ricordiamoci che la corrente elettrica è dovuta generalmente ad una differenza di potenziale. Quando c'è una differenza di potenziale fra due punti, allora lì si può innestare un movimento ordinato di cariche elettriche. Poi, per chi non c'era, si fa dare gli appunti e c'è tutta la spiegazione completa, eccetera. Allora, l'intensità di corrente elettrica. Allora, attenzione, facciamo un esempio interessante. Supponiamo di prendere un filo conduttore, va bene? Supponiamo che ci sia, diciamo, che questo punto, il punto A, abbia potenziale VA. E questo punto, il punto B, abbia potenziale VB. E supponiamo che VA sia maggiore di VB. Allora, questo vuol dire, attenzione, che la corrente elettrica, state attenti, si sposta in questo modo. Sto facendo anch'io ripasso mentre parlo. La corrente elettrica si sposta in questo modo. L'intensità di corrente elettrica. Allora, se io prendo adesso questa sezione, che tipicamente è una sezione infinitesima, allora posso dare la definizione di intensità di corrente elettrica. Allora, per intensità di corrente elettrica si intende il rapporto fra la carica infinitesima di Q che attraversa la sezione di S nel tempo di t e il tempo di t stesso. Quindi è dq fratto di t, quindi intensità di corrente elettrica, e per noi che siamo matematici anche, la derivata della carica fatta rispetto al tempo. Ripeto, è il rapporto fra la carica infinitesima di q che attraversa l'elemento di S di superficie nel tempo di t e il tempo di t stesso. L'unità di misura della corrente è l'ampere. Ok? Allora facciamo un piccolo esercizio matematico. Supponiamo che la carica
Q di T sia uguale a alfa T al quadrato T al cubo più beta T. Allora, prima di risolvere questo esercizio, che dovrebbe essere poi l'ultima cosa, allora, state attenti, è un gravissimo errore ed è stato fatto in una simulazione di maturità, per cui è successa una baraonda, eccetera, pensare che Q di T sia la carica all'istante T. La carica all'istante T deve essere infinitesima, perché se fosse finita distruggerebbe il filo conduttore, eccetera. Quindi Q di T è la carica che attraversa la sezione di S dall'istante iniziale all'istante T. È chiaro? Non è la carica all'istante T, come verrebbe da dire noi matematici, e difatti chi ha fatto la prova era un matematico e non un fisico ed è caduto in un errore per cui Life ha massacrato il ministero quella volta, ha ragione, ma è la carica che ha attraversato la sezione dall'istante 0 all'istante T, la derivata. Allora, innanzitutto la prima domanda è questa: quali devono essere, allora, sapendo che la carica si misura in coulomb e il tempo si misura in secondi, alfa e beta che unità di misura avranno? Io vi ricordo che in fisica non puoi sommare una lunghezza con un tempo. Scusa? Vai. Ma chi? Beta. Allora, il vostro compagno, diciamo, esperto in unità di misura, ci dice che beta si deve misurare in coulomb su secondo. Per coulomb su secondo, per secondo è coulomb. E l'altro? Bravissimo. Quindi vedete che andare all'estero frutta, perché poi uno sa risolvere esercizi di questa complessità. Bene, a questo punto... No, sto scherzando, eh. L'esperienza che avete fatto è importante di per sé. Per esempio, uno come me ha perso diverse occasioni perché non si è mai mosso da Torino e non avrebbe mai pensato di andare a Parigi o a Madrid da solo. Mentre invece voi che l'avete fatto, qualora vi dovesse capitare l'occasione, ciao Torino e vado dove mi porta il cuore. Va bene? Quindi I uguale a dq su dt. A questo punto, per calcolare la carica, facciamo la derivata rispetto al tempo. Quindi diventa, ormai siete degli specialisti, 3 alfa T al quadrato più beta. Questa è l'intensità di carica, sapendo che la carica varia in quel modo lì. Ok? L'ultima cosa che vi lascio andare? La carica Q di T, guardate, è l'integrale dall'istante iniziale all'istante T dell'intensità di corrente, io scrivo IS di S. Cioè, se l'intensità è la derivata della carica, la carica è l'integrale dell'intensità. E vedete che la carica è l'integrale che va da 0 a T, per cui non è la carica all'istante T, ma è la carica accumulata dall'istante 0 all'istante T. Perché ho messo IS di S e non IT per DT? Perché noi vedremo tra poco, quando faremo l'integrale definito, che questa variabile è una variabile muta. Buongiorno, che succede? Ah, ok. Va bene? Abbiamo terminato per oggi. Adesso vi segno presente.